Accende lumen, send the Alla virtù della carità dobbiamo unire il dono dello Spirito Santo corrispondente, secondo lo schema di Tommaso d'Aquino, ed è quello della sapienza. E allora rivolgiamoci alla Vergine, sede della sapienza. Sono tanti i titoli dati a Maria, uno più bello dell'altro. Ecco, sede della sapienza. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mi faccio aiutare da Papa Francesco le sue catechesi sui doni dello Spirito Santo. Ha parlato ovviamente della sapienza. Il dono della sapienza comporta la rettitudine del giudizio secondo ragioni divine, cioè una certa connaturalità che l'amore imprime nell'anima. E la sapienza dirige l'intelletto e l'affetto e non solo è speculativa, ma anche pratica, come abbiamo detto anche per gli altri doni dello Spirito Santo. Si estende qualche volta al solo governo spirituale di se stessi in ordine a Dio e in altri a maggiore estensione, fino ad abbracciare il prossimo e la Chiesa intera. Papa Francesco, iniziando un ciclo di catechesi nel 2014, ha ricordato questa verità di fondo che noi siamo tempio dello Spirito Santo, che è l'amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi e che lo Spirito Santo sta sempre con noi, sempre è in noi ed è nel nostro cuore. Lo Spirito è il dono di Dio per eccellenza, è un regalo di Dio. E a sua volta comunica a chi lo accoglie diversi doni spirituali che la Chiesa identifica con i sette doni dello Spirito Santo, come lo invochiamo nella famosa sequenza allo Spirito Santo, e poi fa l'elenco di questi sette doni dove al primo posto c'è appunto la sapienza, il primo dono secondo questo elenco e dunque la sapienza. E il Papa subito ci tiene a precisare, non si tratta di saggezza umana, non si tratta di astuzia, quindi di intelligenza umana, che è frutto della conoscenza e dell'esperienza e fa subito riferimento ovviamente alla Sacra Scrittura, a chi nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, è l'emblema del sapiente. Salomone, primo libro dei re, Salomone chiede a Dio la sapienza, la saggezza nel governare il popolo. E infatti è una grandissima fortuna per un popolo avere capi saggi, per la Chiesa, per la società, per le famiglie, per le comunità religiose. Io non vi nascondo che prego molto per i superiori, le superiore delle comunità religiose. Sono molto importanti coloro che dirigono e eh, che danno il là, eh, quindi conducono la comunità. Loro hanno bisogno, molto, ne abbiamo bisogno tutti, ma particolarmente chi è a capo, ma anche i genitori. Eh. Pensate a quanti disastri possono fare i genitori eh, se non sono saggi eh, nel condurre e nell'educare i propri figli. Quindi, fortuna di un popolo è governante saggio e il saggio è il sapiente secondo la Sacra Scrittura, cioè colui che sa ben discernere secondo Dio, ha buonsenso, ha l'uso retto della ragione, eh, quindi sa guardare con gli occhi di Dio. Ecco, la sapienza è dono, è un regalo che ci permette di guardare noi stessi, gli altri, il mondo con gli occhi di Dio, come le vede Dio. E ci permette anche di gustare, gustare le cose, ecco. di cosa sa, non sa di niente, no? Quando si dice, quindi è sciocco, è insipido. Ecco perché noi siamo chiamati anche sale e luce. Del mondo, sale dalla terra, luce del mondo da Gesù. Eh, quindi dobbiamo dare sapore eh, nella, nelle varie realtà nelle quali ci troviamo. Quindi vedere il mondo, le situazioni, le congiunture, i problemi, tutto con gli occhi di Dio, questa è la sapienza. E allora, poi il Papa pone delle domande. No? Alcune volte. Noi vediamo le cose invece secondo il nostro piacere o secondo la situazione del nostro cuore in quel momento, o con amore o con odio o con invidia. No, questo non è l'occhio di Dio, questo è l'occhio nostro ma non è l'occhio di Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi affinché noi vediamo tutte le cose con gli occhi di Dio. Questo è il dono della sapienza e questo deriva da una intimità con Dio, un rapporto intimo con Dio. Ecco perché il dono della sapienza viene dato soprattutto ai contemplativi. Pregai e mi fu elargita la prudenza, venne in me lo spirito della sapienza, lo preferì a scettri e a troni. I sapienti, secondo Dio, coloro che hanno il dono della sapienza sono i santi. Noi abbiamo citato eh, spessissimo San Tommaso d'Aquino, eh, è veramente eh, anche in questo senso un esempio di sapiente. Eh. Tommaso che durante un incontro, mentre insegnava a Parigi, i suoi studenti, durante una passeggiata veramente, videro la città di Parigi e gli mostrarono al maestro la bellezza di quel panorama. Ecco, guarda quanto è bella la città eh? e lui rispose ma veramente io sto pensando a trovare il commento di San Giovanni Crisostomo al Vangelo di, di San Giovanni eh? che è in tutt'altra parte eh? quindi la, la sua mente, il suo cuore quindi il sapiente eh? Tommaso che però non vuol dire che non è passato nel mondo eh? Se dava anche un banchetto per i suoi studenti il giorno di Sant'Agnese, quindi aveva anche tratti molto umani. Eh? Quindi il sapiente è l'uomo equilibrato, di buonsenso, che sa all'arte del discernimento, che sa vedere e gustare le cose con gli occhi di Dio. Il Papa poi è entrato nella vita familiare, coniugale, parlando del dono della sapienza e mettendolo in rapporto con la pazienza, eh, che dicevamo è il segreto della vita, proprio in rapporto all'impazienza che può prendere una madre che deve barcamenarsi tra i figli, chi vuole una cosa, chi vuole un'altra, chi grida di qua, chi, eh, chi sbatte le cose di là, e, e a volte può alzare la voce, può perdere la pazienza. E ha chiesto ai presenti, questa è sapienza? No, non è sapienza certamente, però è comprensibile ecco, che come noi diciamo si possa perdere la pazienza. Eh? Quindi essere sapienti vuol dire saper correggere il prossimo. Qui entriamo in un aspetto delicato ma importante della vita. Un aspetto che oggi i più lo lasciano da parte abdicano a questo compito che si chiama correzione fraterna. Dovrebbe la mamma, dice il Papa, chiamare il bambino e dirgli tu ti sei comportato male, ma è chiaro che non ci si riesce sempre a far così. Eh? Però questa è la via, se vogliamo ecco, veramente avere la sapienza e eh? comportarci come si conviene. E a tal riguardo... Prendo un esempio di correzione fraterna dal mondo religioso dal quale provengo, proprio dal nostro fondatore San Domenico Guzman. Perché? C'è un aspetto della sua vita che mi ha sempre colpito, che è proprio quella della correzione fraterna. Lui sapeva farla davvero. Quando un frate si comportava male, lì per lì non diceva nulla, ma poi lo avvicinava. Convolto sereno, e gli diceva, fratello, tu ti sei comportato male, confessalo. E le sue parole lasciavano l'altro consolato, se ne andava consolato, se ne tornava indietro. Eh? Quindi confessava lo sbaglio. Quindi sapeva veramente, ecco, conosceva quest'arte della correzione fraterna di cui tutti abbiamo bisogno. Non dobbiamo abdicare nelle famiglie, nelle comunità alla correzione fraterna, ma è un'arte che bisogna acquisire, eh? bisogna come tutte le arti imparare eh? e chiedere a Dio eh, di saper far bene la correzione fraterna, che sia animata da affetto fraterno, dalla carità, è sempre la carità. Che eh, fa diventare tutto virtù o meno, eh. e soprattutto mai con il volto adirato, perché si guasta tutto, non verremo accettati. Eh. Con volto sereno, ecco perché è meglio soprassedere momentaneamente, non riprendere subito. Eh. Lì per lì non diceva nulla, ma poi eh, non lasciava impunito il difetto, bisogna correggere se vogliamo il vero bene del fratello, perché altrimenti anche questo ci dimostra che non c'è la carità vera, ma c'è soltanto il giudizio, il puntare il dito, il parlare empio, la maldicenza, tutte cose che sono il contrario della carità e che ci riescono tanto bene purtroppo. E questo è indice ecco, di poca carità, poco amore di Dio. L'unione con Dio dobbiamo ricercare, renderla sempre più forte, più profonda per avere la forza di attuare tutto questo. Le virtù, ma anche i doni, si comprendono sempre con il contrario, parlando del vizio contrario. La sapienza ha come contrario la stoltezza, ci dice la Sacra Scrittura. Perché? Perché lo stolto dice... Non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene. E quindi questo diventa un alibi per comportarsi male, per non agire bene. No, il sapiente corregge se stessa, però guarda gli altri con occhi compassionevoli, con comprensione. Ecco chi è il vero sapiente. Non è una persona che giudica, non è una persona che impone fardelli sull'altro. È chiaro che tutte le virtù, le beatitudini, tutte sono connesse. Eh? Il sapiente è colui che è puro di cuore, il sapiente è colui che è misericordioso, beati i misericordiosi. Se non siamo misericordiosi nei confronti del prossimo, ma giudichiamo oppure ci scandalizziamo. Chi è portato allo scandalo, a gridare sempre, a scandalizzarsi per tutto e per tutti, eh? non è un atteggiamento da sapiente, non è da chi ha il dono della sapienza, ma la Sacra Scrittura lo bolla come stoltezza. Lo stolto dice questo, lo stolto pensa così. Ecco, tante sarebbero le domande. Che si potrebbero porre a riguardo dice tutto bello questo ma quanto è difficile e quanto è difficile nella pratica della vita e che sembra eh, tutto il contrario di quello che si dice no? e che quindi siamo tentati di pensare che sia una bella ut utopia tutto questo e invece quello che noi stiamo dicendo è che lo Spirito Santo con i suoi doni che perfezionano interiormente l'essere umano che perfezionano le virtù e le rendono azioni eccellenti che chiamiamo beatitudini è reale è realmente presente in noi ci fa questi regali regali da chiedere in un rapporto sincero di amore tra noi e lo spirito di Dio che abita in noi quindi lo spirito santo ritornando alla catechesi di Papa Francesco, rende il cristiano sapiente, ma non nel senso che ha una risposta per ogni cosa, eh, che sa tutto, ma nel senso che sa, tra virgolette, di Dio, sa come agisce Dio, conosce quando una cosa è di Dio e quando non è di Dio. A questa saggezza che Dio dà, ai nostri cuori e il cuore dell'uomo saggio in questo senso ha il gusto e il sapore di Dio quanto è importante che nelle nostre comunità ci siano cristiani così tutto in loro parla di Dio e diventa un segno bello e vivo della sua presenza e del suo amore e questa è una cosa che non possiamo improvvisare, non possiamo procurarci da noi stessi. È un dono che Dio fa a coloro che si rendono docili allo Spirito Santo. Noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore, lo Spirito Santo e possiamo ascoltarlo o possiamo non ascoltarlo. Ecco. Stiamo parlando sempre di doni, di regali, di grazia, quindi gratuita, di iniziativa e di Dio, certamente, però a noi è chiesta la docilità. Se abbiamo ricordato la famosa espressione di Sant'Agostino, ama e faccio che vuoi, non possiamo non ricordare un'altra, altrettanto famosa frase di Agostino. Chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Ecco, la docilità è fondamentale per imparare qualsiasi cosa. Uno studente che non è docile, che è ribelle, che mette in discussione tutto quello che l'insegnante propone, non potrà imparare nulla. È chiaro che ci vuole la docilità. Dio ci vuole dare questi regali, ci vuole fare questi regali, questi doni, però dobbiamo essere disponibili ad accoglierli, ad ascoltarlo. Ed ecco il richiamo ancora una volta alla dimensione contemplativa della vita cristiana in generale, indipendentemente dalla modalità claustrale che qui abbiamo presente, ma ogni cristiano deve essere contemplativo e essere contemplativo vuol dire proprio raggiungere il dono della sapienza, gustare, ecco, gustate e vedete quanto è buono il Signore. Quindi la disposizione alla contemplazione vuol dire la disposizione, la docilità ad ascoltare lo Spirito di Dio che è in noi, che parla in noi, che grida, dice Paolo, Abba Padre. Ed è il grido dell'amore, certamente, questo grido, è il grido del desiderio di cui tanto Agostino e Caterina hanno parlato, del desiderio da tenere sempre vivo. Ed ecco che ritornando alle tre cose che rimangono, le tre virtù su cui abbiamo fondato queste nostre brevi meditazioni: fede, speranza e carità vanno insieme, vanno insieme ma alla fiamma sempre della carità. Quindi noi possiamo ascoltare e non ascoltare lo Spirito di Dio che è in noi. Lui ci insegna questa via della saggezza, ci regala la saggezza che è vedere con gli occhi di Dio, sentire con le orecchie di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le cose con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza. Di cui parliamo. Questa è la sapienza che la Scrittura dice viene dall'alto: che è anzitutto pura, arrendevole, mite, piena di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Ecco, tutte queste caratteristiche alla sapienza che viene dall'alto. Mentre quella che viene da noi, la sapienza umana, l'astuzia umana, che tende a trarre in inganno, che non ha. Nessuna franchezza, nessuna sincerità, ma è tutto un parlare per adulare, per imbrogliare, per sedurre, per il proprio tornaconto, non è questa la sapienza che noi cerchiamo. E solo chi è puro di cuore chiede a Dio questa sapienza che viene dall'alto. Quanto è importante questa sapienza in ogni cristiano, ma Penso sempre a coloro che devono guidare gli altri, che sono preposti a capo delle comunità, quindi un dono richiesto principalmente al sommo pontefice, ai vescovi, ai sacerdoti. E a proposito di noi sacerdoti, ricordo sempre un passo dei primi concili della Chiesa che a riguardo dice che tra le virtù che tutti apprezzano, Ecco, del ministro di Dio, ma noi potremmo dire di ogni cristiano, eh? ogni cristiano è un altro Cristo, deve essere, ecco, c'è proprio la franchezza, la sincerità, la mancanza di doppiezza, ecco il dono della sapienza ci fa essere così. E ancora, parlando sempre a riguardo del, dei rapporti eh, familiari. Tra coniugi soprattutto, il Papa fa un altro esempio dopo aver parlato della mamma e dell'impazienza che può nascere nel educare i bambini soprattutto quando sono piccoli, ma c'è anche il litigio tra marito e moglie, cosa fare a riguardo. Dice: Poi nel matrimonio, per esempio, i due sposi, lo sposo e la sposa, litigano e poi non si guardano, o se si guardano si guardano con la faccia storta, o io aggiungerei anche con la faccia scura. Eh. Questo è sapienza di Dio? Chiede? No. Invece si dice, beh, è passata la tormenta, facciamo la pace e ricominciamo ad andare avanti in pace. Questo è sapienza. Ecco, questo è il dono della sapienza che venga a casa, che venga con i bambini, che venga tra tutti noi. Ma questo non si impara perché è un regalo di Dio, lo ribadiamo ancora una volta, e sappiamo che i doni di Dio vanno chiesti, bisogna disporsi ad accoglierli. E con questa saggezza, il Papa conclude e concludo anch'io, con questa saggezza andiamo avanti. Costruiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa e tutti così ci santifichiamo e chiediamo oggi la grazia della sapienza, chiediamola alla Madonna che è la sede della sapienza, di questo grande dono che lei ci dia questa grazia che poi è il Figlio suo e l'eterna sapienza. Accende lumen sensi